risorse infatti per quanto riguarda armi nucleari non custodite, cioè sono di tutti i tipi, più armi nucleari si hanno e più questo rischio è alto. Ad esempio gli Stati Uniti hanno abbandonato a volte aerei sulla pista d'atterraggio con armi nucleari di cui i piloti non erano a conoscenza e cose di questo genere, sono state sganciate in passato armi nucleari al largo delle Baleari, perché non sapevano cosa farne. Noi parliamo del trafugamento di armi nucleari in condizioni, diciamo, di normalità. In condizioni di conflitti, quando le armi nucleari vengono disperse, questo è tutto un altro discorso, perché evidentemente qui il rischio aumenta. Esempio, il Pakistan, che secondo me ingiustamente è considerato una sorgente di traffico illecito di armi nucleari, che ci sono secondo me controllatissime, però il giorno in cui ci fosse la necessità di disperderle, c'è un attacco indiano, perché c'è una cosa di questo genere, il discorso potrebbe essere diverso. Infine, quella che io dico essere la mia preoccupazione più grossa, che non è assolutamente menzionata, è il fatto che, come voi vedete, i gruppi terroristi, i gruppi radicali, eccetera, sono intenzionati a scatenare delle reazioni, dei conflitti, e questo lo possono fare. Possono farlo, come abbiamo visto, hanno fatto delle operazioni molto, tra virgolette, modeste in Europa, però potrebbero fare delle cose molto più significative. Ad esempio, potrebbero creare un attacco terroristico pesante in India, l'India riterrebbe il Pakistan responsabile di questo attacco, il Pakistan e l'India potrebbe intervenire convenzionalmente, il Pakistan a questo punto ha la sua strategia di usare armi nucleari tattiche in risposta a un eventuale attacco convenzionale indiano, e quindi anche se tutte queste cose poi bisogna vedere nella realtà come vengono gestite, però qui c'è la possibilità per un gruppo terroristico abbastanza significativo, ma sempre stiamo parlando di pochi rispetto, di generare uno scambio nucleare. Questo è il più grosso problema secondo me che esiste oggi. Principalmente tra India e Pakistan, dove c'è appunto l'ISIS, eccetera. Poi c'è un altro problema potrebbe venire fuori dalla Corea del Nord. Certo. La quale Corea del Nord, però, voglio dire, non... lì il problema potrebbe essere la decisione basata sulla follia. Poi, andando avanti con ordine di priorità, i rischi di conflitto nucleare possono derivare da errori di interpretazione dei dati. Siamo pieni di esempi in cui le armi nucleari sono state, ci è stato segnalato un attacco nucleare che poi non esisteva. Ad esempio nel 1990 un missile meteorologico norvegese è stato interpretato dai russi, come un attacco nucleare che non era. Infine, è molto importante, c'è il problema della non proliferazione, cioè se il numero di nazioni che possiedono armi nucleari aumenta proprio in maniera statistica la probabilità che queste vengono usate in maniera impropria. I gruppi terroristici sono una cosa complessa, voglio dire, i paesi che sostengono gruppi terroristici, come in quanto paese ce ne sono pochi, ci sono certi paesi che hanno un sacco di persone ricche che forniscono di denaro a gruppi terroristici che però attualmente non sono in grado di costruire su un'arma nucleare. Per gruppi terroristici sono particolari, parliamo dell'ISIS certamente. Quindi i gruppi terroristici, noi abbiamo purtroppo una visione vaga e generale di questi gruppi terroristici, per cui non intendiamo, non capiamo. Vuol dire, ci sono certi gruppi terroristici che hanno, per così dire, la visione di provocare uno scontro globale, e questi sono appunto l'ISIS e tutti quelli che sono parenti loro, e poi abbiamo gruppi estremisti che invece hanno un progetto politico locale. È stato un passo molto importante, mettiamolo in questi termini: dopo la crisi di Cuba
del 1962, Stati Uniti e Unione Sovietica separatamente si sono resi conto che il rischio era stato troppo grande e quindi in un qualche senso hanno cominciato a pensare a controllare la corsa degli armamenti nucleari. Ed un elemento che è stato, per così dire, abbastanza condiviso fin dall'inizio era quello di limitare i paesi che possedevano armi nucleari, come Russia, Stati Uniti, scusate, Unione Sovietica, le possedevano, è chiaro che è stato un modo, per così dire, di, a fin di bene, alla fin fine, per discriminare gli altri paesi. Più dita ci sono sul bottone nucleare e più i rischi sono alti. Dopodiché il problema del trattato di non proliferazione è stato discusso in tutto negli anni 60, alla fine si è arrivata alla conclusione finale del 1968 e il trattato è entrato in funzione nel 1970. Gli Stati Uniti avevano poi pensato di calmare il desiderio di acquisizione di armi nucleari di diversi paesi europei, costruendo delle forze NATO collettive in possesso di armi nucleari. Gli Stati Uniti installano armi nucleari sul territorio di altri paesi, controllano loro le armi nucleari e in caso di conflitto assegnano alcune di queste armi nucleari ai paesi ospiti che le utilizzano. Questa è una prospettiva che si chiama nuclear sharing. L'altra prospettiva era quella di costruire delle forze armate speciali, in particolare si parlava di forze nucleari navali, che erano con organismi internazionali e in possesso di armi nucleari. Allora, siccome la discussione sul trattato di non proliferazione è partita dopo che il nuclear sharing era stato messo in pratica, in qualche modo l'Unione Sovietica non ha imposto per proseguire nelle discussioni l'eliminazione di questo nuclear sharing, però si è rifiutato di procedere al trattato di non proliferazione se fossero state costituite queste forze internazionali in possesso di armi nucleari. Questa struttura si chiama Multilateral Force ed era, dal punto di vista degli americani, un modo di rassicurare gli alleati, in particolare la Germania, che in un qualche modo anche loro hanno una cosa a che fare con le armi nucleari. Il trattato è stato firmato con queste condizioni che hanno a che fare con l'utilizzo da parte di paesi non nucleari di forze nucleari, di armi nucleari in caso di conflitto che vengono provviste da il paese in possesso legale di armi nucleari. Tutta questa questione che è piuttosto sottile e che ci preoccupa ancora adesso, perché l'Italia è il paese in Europa che ospita più armi nucleari di tutti quanti gli altri americani. Quindi noi in qualche modo siamo un pochino un elemento critico per quanto riguarda il futuro del trattato di proliferazione, perché noi ospitiamo armi nucleari che ragionevolmente non dovremmo ospitare. Il problema è che non tanto che le armi nucleari adesso gli italiani vogliono mantenersene, ma quanto che all'interno della NATO c'è questa, diciamo così, movimento politico soprattutto sostenuto dai paesi dell'ex blocco sovietico, per cui una qualunque iniziativa che abbia un atteggiamento di positivo nei confronti della Russia è considerato una specie di rischio e di tradimento, e quindi siamo nel paradosso per cui paesi come la Polonia e la Lituania sono assolutamente convinti che l'Italia debba continuare ad ospitare armi nucleari americane. Quindi l'idea di installare delle armi nucleari non nel proprio territorio è, per così dire, un precedente pericoloso che è andato avanti per troppo tempo. Adesso è il trattato più diffuso al mondo, perché sono quattro paesi, in realtà cinque, non ne sono membri. Il quinto paese è il Sud Sudan, che non è che preoccupi molto da questo punto di vista, però dal punto di vista dei quattro paesi che mancano sono Israele, che possiede armi nucleari,
Pakistan che possiede armi nucleari, l'India che possiede armi nucleari e la Corea del Nord. Certamente il possesso di armi nucleari da parte dei paesi come la Corea del Nord è più preoccupante che da parte degli altri, però posso dire la situazione del mondo può evolvere in un certo senso. Parlavo prima di un conflitto tra India e Pakistan, se questo si trasforma in un conflitto nucleare, noi abbiamo una situazione al cui confronto la Siria è un gioco da ragazzi. Il mondo non esiste più come lo vediamo, non esisterebbe più come lo concepiamo adesso, perché se il flusso di qualche centinaio di migliaia di persone dal Medio Oriente, qualche decina di migliaia di persone dal Medio Oriente in Europa creano questo tipo di ansietà per quanto riguarda i rifugiati, le conseguenze sulla fuoriuscita della Gran Bretagna, le conseguenze sulle dichiarazioni avventate degli attuali leader di Ungheria e Polonia, immaginate cosa vuol dire una situazione di questo genere. Noi siamo passati da una situazione in cui gli Stati Uniti avevano 32.000 testate nucleari nel 1965 e l'Unione Sovietica aveva 45.000 testate nucleari nel 1985, alla situazione attuale in cui ci sono circa 17.000 testate nucleari, tra 15.000 tra tutte e due, quindi molte armi nucleari sono state smantellate. Per smantellare un'arma nucleare la definizione è complessa, perché uno deve pensare cosa si fa del materiale fissile che costituisce l'arma nucleare. Uno potrebbe per esempio pensare di trasformare molto di questo plutonio di uranio in combustibile per le centrali nucleari. Questo va bene, però altre volte semplicemente si tratta di seppellire le armi, il materiale fissile che serve per un'arma nucleare, privato di quegli strumenti che la trasformano in un'arma nucleare, che la rendono un'arma nucleare. Facciamo un esempio, parlavamo prima di una sfera che io posso contrarre, di una sfera di plutonio che posso contrarre con degli esplosivi chimici intorno. Se io tolgo gli esplosivi chimici, questa tecnicamente non è più un'arma nucleare, però basta metterla ancora sopra e questa ritorna ad essere un'arma nucleare. E comunque non è in agenda. È stata in agenda per molto tempo, tuttora alcune armi nucleari vengono smantellate, è stata in agenda anche la distruzione di tutti quanti i missili a raggio intermedio, però oggi come oggi il clima tra Stati Uniti e Russia non è un clima positivo, e difatti abbiamo visto che la Russia sta spostando armi nucleari a Kaliningrad, la vecchia Königsberg, ha rinunciato, ha abbandonato l'accordo sul plutonio, sono questioni di pochi giorni fa, cioè sono 120 tra India e Pakistan per parte, ce ne saranno 200 in Cina, ce ne saranno un centinaio in Israele. Ma invece i giacimenti di uranio dove si possono trovare? Ce ne sono un po' in Africa, ce ne sono un po' dappertutto anche. Cioè sono in Australia, allora è abbastanza diffuso. Adesso Pugwash è un paese della Nuova Scozia in Canada, in cui abitava un filantropo industriale che si chiama Cyrus Eaton, che aveva organizzato nella sua abitazione delle riunioni periodiche su vari argomenti. A un certo punto nel 1957 venne l'idea di raccogliere fisici dalle varie parti del mondo nucleare, cioè particolarmente russi, americani, un giapponese, forse anche un cinese comunque, e organizzata questa conferenza nel 1957 per discutere i rischi connessi con le armi nucleari. Tra questi c'era Joseph Rotblat, che era un fisico polacco che era stato nel progetto Manhattan, che però quando si era reso conto che i tedeschi non avrebbero potuto costruire un'arma nucleare, ha abbandonato il progetto Manhattan, mentre gli altri non lo hanno abbandonato, l'hanno costruito e l'hanno portato avanti. Dal 1957 ci sono state varie organizzazioni che sono state chiamate Pugwash. Il nome Pugwash a un certo punto, siccome è piuttosto strano, qualcuno pensava di toglierlo, però siccome deve essere fatta una cosa concordata tra americani e russi, quando gli americani erano nel parere di sostituire, di cambiare i nomi, i russi non erano nel parere, viceversa. E quindi
la cosa è andata avanti. Questa organizzazione durante la guerra fredda era una delle poche organizzazioni, a volte anche l'unica, che aveva dei rapporti, stabiliva dei rapporti costanti tra sovietici e americani per quanto riguarda la questione nucleare in particolare. Poi ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1995 questa organizzazione, e il responsabile, il segretario generale, sono sempre un fisico, io sono responsabile di questa organizzazione dal 2002. Quello che abbiamo cercato di fare da quando io sono segretario generale è stato quello di concentrarsi sui problemi dei conflitti nelle zone dove le armi nucleari sono presenti.